la si chiama. Artista parrocchiale. Intanto la giuria, ok, sta lavorando e si sta. Partiamo col mese di maggio, Marco, procede. Allora, venerdì prossimo non avete nulla da fare ancora, quindi vi suggeriamo noi di come occupare venerdì sera, soprattutto al gruppo, al coro di Pescara Bornago, che deve assolutamente venire. Perché saremo allora dello sport, parlo noi intendendo, dando per scontato l'associazione La Mandroglia, e ci esibiremo cantando dal vivo, dei pezzi, ballando e animando un po' la festa. Quindi invitati, siete tutti invitati venerdì prossimo all'oratorio di Gormago. Per chi non potesse venire o per chi volesse anche avere un altro tipo di evento, ricordo che il weekend 2, 3, 9 di luglio presso i giardini della Reggia Reale di Monza ci sarà la rassegna musicale I suoni della natura, che sono concerti gratuiti in plein air organizzati dal maestro Francesco Di Marco e dal maestro Andrea Micucci, in collaborazione con Mandroglia e patrocinati dal Comune di Monza. La rassegna vedrà esibirsi grandi interpreti della musica classica in incantevoli angoli del parco di Monza, quindi con le belle giornate che ci sono, perché non andare? Per info www.isuonidellanatura.com. Bene, l'ultimo appuntamento importantissimo, lo sottolineiamo, da settembre 2016 parte il nuovo anno Mandroglia con la preparazione del musical evento. Quindi chi volesse davvero cimentarsi in un'esperienza di teatro e missione può unirsi al gruppo, siete tutti veramente invitati. C'è spazio per attori, ballerini, cantanti, musicisti e anche scenografi. Vi ricordiamo che per qualsiasi tipo di informazione abbiamo la nostra pagina Facebook o il sito www.lamandroglia.it. Invitiamo ancora i cori a restare qui presenti, perché tra poco ci sarà anche la premiazione per tutti, dove verrà consegnata la pergamena ai direttori.